Bene, dunque è pronto il nostro collegamento con Don Claudio Dolcini, rettore parroco del santuario San Giovanni XXIII, di cui oggi celebriamo la festa. Don Claudio, buongiorno e bentrovato. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i telespettatori, buona giornata. Siete pronti per celebrare questa bellissima giornata? Sì, è tutta una settimana che ci prepariamo, abbiamo avuto diverse iniziative di preparazione, di preghiera, confessioni con i bambini, con la gente, con i pellegrini e oggi è un'intera giornata dedicata alle celebrazioni della messa, alle confessioni. E questa sera, come sempre, d'abitudine, il nostro vescovo di Bergamo, il signor Francesco Beschi, sarà lui a presiedere l'Eucarestia con tanti sacerdoti della diocesi, dei sindaci, della provincia, le autorità e tantissima gente, insomma. Bene, come notizia, come dire, informativa, com'è il tempo lì da voi in questi giorni? Finalmente oggi è bello perché sono state, come avete visto dai telegiornali, 2 giornate veramente pessime, dove soprattutto il territorio bergamasco è stato interessato da questa tantissima acqua, sono ingrossati i 2 grandi fiumi, il Serio e il Brembo, ma adesso la situazione è tranquilla, oggi splende il sole, anche la temperatura è un poco più mite dei giorni scorsi. Giornata favolosa, ideale per festeggiare, per fare le nostre cose. Bene, bene, siamo dunque in provincia di Bergamo. A quanti chilometri di distanza si trova il santuario dalla città di Bergamo? 14 chilometri, quindi è vicinissima a Bergamo, quarto d'ora con l'auto lo si raggiunge. È proprio, diciamo così, un po' la periferia di Bergamo, ma anche ai confini della diocesi, perché qui siamo vicinissimi alla diocesi di Milano, ci separa il fiume Adda ma a pochissimi chilometri, ma a un quarto d'ora anche dalla città di Bergamo. E il santuario, se non dico male, è anche a pochissima distanza dalla casa natale di Papa Giovanni XXIII. Qual è, ecco, l'aria che si respira ancora oggi lì, dalle vostre parti? Ecco, come dire, il clima che lo stesso Papa Giovanni XXIII riesce a trasferire a voi abitanti della zona? Allora, io sono parroco di Sottomonte da 13 anni e mi sono spesso domandato come mai la gente, tanta gente ancora venga a venerare Papa Giovanni, tra l'altro in un luogo in cui il corpo non c'è, perché come sapete il corpo sta a Roma, nella Basilica di San Pietro, eppure la gente viene a cercare qui Papa Giovanni. Il motivo è innanzitutto dovuto al suo legame forte con il suo paese natale. Lui vi è nato, ha vissuto per 10 anni, poi ha girato il mondo come rappresentante del Papa, ma qui ha due case, la casa dove c'è la stanza dove è stato partorito, dove è nato, e poi c'è la casa appunto delle sue vacanze. Dal 25 al 58, quando diventa Papa, per circa un mese lui trascorreva le sue vacanze qui. E quella è un po' la casa dei ricordi, dove ci sono tantissime cose, anche il suo segretario, Monsignor Capovilla, ha portato qui tutte le cose che c'erano in Vaticano e quindi c'è un po' il suo spirito. E la gente quando viene qui che cosa cerca? Cerca e trova la pace. In qualche maniera la gente viene a cercare la pace al tormento del proprio cuore, un cuore dissestato per tanti motivi, per la vita di oggi che è piena di attività e di imprevisti, per una vita un po' a volte piena di dissoluzioni, insomma, e alla fine qui viene a cercare la pace ed essendo lui un uomo di pace, infonde pace al cuore, quindi qui in qualche maniera c'è il suo spirito, c'è la sua persona. La gente dice: noi veniamo Papa Giovanni a Sottomonte per incontrare Papa Giovanni, no? E incontrano questo suo spirito. Noi facciamo tantissime confessioni, ascoltiamo tanta gente, e di fatto un po' questa è la, come dire, quello che si trova qui. Tanto sotto il monte è anche un paese piuttosto ameno, carino, immerso nel verde di questa delle Prealpi lombarde e anche proprio la natura, un paese di fatto non toccato dalle industrie, come era un po' ai tempi di Papa Giovanni, si è un po' Grazie ingrandito Don con tanti Claudio. campi.
Io ho balbettato un po' sulla domanda, no? E non è stata perfetta, però tu hai colto perfettamente il senso e dove volevo arrivare e ce l'hai restituito in maniera davvero limpida. Maria Pia, bisognerebbe fare un salto da quelle parti. Certo, io veramente ho avuto il privilegio di esserci una volta, anche in un momento particolare, ma è più interessante per i nostri telespettatori ricordare e chiedere qualcosa che riguarda la pace appunto al nostro illustre ospite, perché ricordiamo che proprio sotto il pontificato di Giovanni XXIII il mondo ha vissuto un frangente terrificante, quando sembrava proprio che fosse tutto perduto e che potesse scoppiare la guerra nucleare addirittura, e quindi Papa Giovanni ha fatto, come si sa, la sua parte. Poi vi ricordo l'enciclica Pacem in Terris, giustamente anche prima è stato ricordato il Concilio Vaticano II con i suoi documenti imprescindibili, ma io volevo lasciare che lei commentasse questa frase che aveva detto e che voi stessi so che valorizzate: è questa l'ora dei grandi sacrifici, nel sacrificio di ciascuno c'è il mistero della pace che il mondo aspetta e che ciascuno deve saper meritare. Invochiamo questa pace e meritiamola. Sì, è una frase da cui sono partito per la newsletter che ogni tanto il rettore invia a tutti quelli che sono iscritti per questa festività di Papa Giovanni. Tra l'altro è una frase che c'è scritta nella cripta, in una delle pareti della cripta di Ted Pax. Sì, allora, è una frase molto bella, a me piace perché c'è questo tema della pace che va anche un po' meritata, no? Papa Giovanni è ricordato anche per l'enciclica Pacem in Terris, ma quello, diciamo così, è il frutto maturo di una vita spesa a servizio della pace, ma non soltanto nelle declamazioni o nei documenti, ma lui fu un uomo di pace. Leggendo la sua biografia, e anche più in particolare i suoi incontri, le sue lettere, si capisce subito che un uomo che quando era in Bulgaria per 10 anni come rappresentante del Papa ha cercato di incontrare e di dialogare col mondo ortodosso, e questo il mondo ortodosso lo ricorda. La stessa cosa in Turchia con l'Islam e con i tempi di Ataturk, quindi i turchi avevano e hanno un buonissimo ricordo. C'è un uomo che metteva a tavolino le persone e cercava in qualche maniera, cioè la pace si costruisce, e l'abbiamo utilizzata perché va bene, possiamo parlare di pace, ma dico anche alla gente, ai miei parrocchiani, signori miei, ma noi preghiamo per la pace, perché il Signore ce la concede, il Vangelo proprio di ieri era quello: domandate, chiedete, vi sarà dato, ma se noi non la domandiamo con insistenza, è quello che possiamo fare noi come cristiani, è questo. Noi non possiamo andare a Kiev piuttosto che in Palestina e metterci lì con una bandiera bianca e a chiedere la pace, però una cosa la possiamo fare, è quella che ha fatto Papa Giovanni. Lei ha citato appunto la crisi di Cuba, che ha fatto la sua parte diplomatica come poteva fare, poi si è messo in cappella privata, questo lo sappiamo dal nipote Don Battista Roncalli che era con lui, è stato tutta la notte in ginocchio a pregare per la pace. E quindi è quello che dobbiamo fare noi, perché la pace abbiamo capito che noi uomini non riusciamo a costruirla, però il Signore sì. E quindi noi possiamo pregare perché il possibile possiamo farlo noi, ma l'impossibile lo faccia lo Spirito Santo. E mi pare che questo Papa Giovanni ce lo insegni bene. A un certo punto occorre piegare le ginocchia e meritare questa pace, non perché la meritiamo nel senso che abbiamo fatto del bene, ma meritarla nel senso che dobbiamo invocarla, dobbiamo domandarla, con Papa Francesco ci ha ricordato il digiuno e la preghiera. Grazie Don Claudio, davvero importanti, preziose le sue parole. Senza dubbio pregare al santuario di Sotto il Monte dedicato a Giovanni XXIII è un privilegio non da poco. Tra l'altro, ecco, prima di salutarci invito anche i nostri telespettatori a collegarsi sul sito davvero ben fatto dedicato al santuario, papagiovanni.org, perché troverete tutte le informazioni utili per poter fare una visita, ecco, puntuale, e per potervi dedicare alla preghiera, così come ci ha invitato a fare Don Claudio. Grazie davvero per essere stato con noi stamattina, buona festa e buona pace a tutti quanti noi, una pace, ecco, che sia un impegno costante, come ci invitava a fare lei.
Buon proseguimento di giornata. Dunque, Maria Pia, vuoi salutare Don Claudio? Sì, al volo? Volevo ribadire il nostro legame con Papa Giovanni XXIII, un grande legame. Quindi dal nord al sud Italia e soprattutto appunto con la speranza che sempre i giovani lo amino e cerchino di conoscerlo meglio, perché una volta era scontato, adesso spero che lo diventi ulteriormente. Grazie Don Claudio, allora a presto e buona festa. Grazie, grazie a voi. Noi restituiamo la linea alla regia e ci ritroviamo subito dopo per continuare il nostro viaggio ideale in giro per l'Italia alle porte delle giornate FAI d'autunno. A fra poco.